Cari amici, in questa lezione vedremo di parlare ancora dell'ellisse, però questa volta dal punto di vista astronomico, perché come avevo accennato nelle lezioni precedenti, l'ellisse è una delle figure geometriche più importanti che permea praticamente l'universo, in quanto, come tutti quanti noi sappiamo, tutti i pianeti del nostro sistema solare rivolgono attorno al Sole su delle orbite genericamente ellittiche, anche se in alcuni casi le orbite sono quasi circolari, come ad esempio la Terra intorno al Sole. Le orbite ellittiche non si hanno soltanto per i pianeti del nostro sistema solare, ma si hanno anche nei sistemi stellari doppi, perché se andate a rivedere le lezioni in cui ho trattato le stelle binarie visuali o le binarie spettroscopiche o le binarie fotometriche, o addirittura le binarie astrometriche, vedrete che questi sistemi sono costituiti da due stelle che ruotano una attorno all'altra, nel senso che per quanto concerne i pianeti intorno al Sole, la massa del Sole è preponderante rispetto ai pianeti, per cui il baricentro del sistema delle masse Sole e quello di ciascun pianeta cade evidentemente all'interno del Sole, per cui noi abbiamo la sensazione di essere noi a girare intorno al Sole. Mentre nel caso delle stelle doppie, le due componenti sono due stelle, quindi sono due stelle separate e che hanno certe volte delle masse comparabili. Pertanto non si può dire che una stella gira attorno all'altra, ma dobbiamo dire più precisamente che tutte e due le stelle girano attorno al loro comune centro di gravità, che in molti casi si trova a metà strada tra una stella e l'altra. E di conseguenza ciascuna di queste due stelle descrive un'orbita di tipo genericamente, anche in questo caso ellittica, attorno al centro di gravità. Però chiaramente stando sulla Terra e osservando un sistema stellare doppio, appunto con due stelle ben visibili al telescopio, noi vedremo semplicemente che se prendiamo in considerazione come stella di riferimento la stella più brillante, vedremo che la stella più debole descriverà anch'essa un'orbita ellittica attorno alla stella più brillante. Perché tutte e due, pur descrivendo delle orbite ellittiche attorno al comune centro di gravità, però relativamente la stella di massa minore ci mostra un moto ellittico rispetto alla stella di massa maggiore. Solitamente la stella più brillante la prendiamo come stella di riferimento e la stella più debole è quella che noi vediamo poi girare intorno alla stella più brillante. Quindi, come vedete, la figura dell'ellisse è una figura molto importante. Pertanto, con tutti gli elementi che abbiamo già ottenuto nelle lezioni precedenti, quindi le formule che ci danno in definitiva la funzione di questa figura geometrica, ecco che noi siamo in grado di trasportarla nel caso concreto astronomico. E quindi vediamo come si muovono sia i pianeti che le stelle attorno al Sole oppure attorno delle altre stelle. Allora, tanto per rinfrescarci un po' le idee, vediamo che l'equazione dell'ellisse è questa qui, cioè x al quadrato diviso a al quadrato più y al quadrato diviso b al quadrato uguale a 1. Questa equazione ci dice semplicemente che ogni punto che si trova sull'ellisse, quindi che ha delle coordinate x e y, segue praticamente questa legge matematica. E di conseguenza, se noi prendiamo con il valore di A il valore del semiasse maggiore e il valore di B del semiasse minore, ecco che noi riusciamo a definire una ellisse. Avevamo anche visto il caso in cui se A è uguale a B, e questa ellisse degenera in un cerchio, perché diventerebbe un x quadro diviso a quadro più y quadro diviso ancora a quadro uguale a 1. Quindi questo a quadro a denominatore lo si può portare nel secondo membro e diventa un a quadro. Quindi in definitiva la formula finale diventa un x quadro più y quadro uguale ad un a quadro, cioè uguale ad un r al quadrato, dove r o a rappresenta poi il raggio del cerchio
che rappresenta la degenerazione dell'ellisse quando la sua eccentricità tende a zero. Infatti avevamo anche visto che un elemento caratteristico dell'ellisse è proprio l'eccentricità. L'eccentricità è data nient'altro che dal rapporto della distanza esistente tra l'origine e ciascuno dei due fuochi dell'ellisse stessa diviso il semiasse maggiore dell'orbita dell'ellisse. Chiaramente se C è un valore prossimo ad A, questo rapporto è uguale a 1 e quindi vuol dire che C si è dilatato al punto che ha portato i fuochi F2 e F1 a coincidere con le parti estreme dell'ellisse che sono diciamo presenti sull'asse delle X e di conseguenza l'ellisse si è schiacciata notevolmente fino a degenerare in un segmento avente una lunghezza uguale a 2 volte A. Viceversa, se C assume il valore di 0, vuol dire che F2 ed F1 coincidono proprio con l'origine, perché questa C tende chiaramente a rimpicciolirsi e diventare praticamente nulla. E di conseguenza l'ellisse in questo caso con C uguale a 0 ed E uguale a 0 degenera in un cerchio. Poi abbiamo visto anche che relazione esiste tra il semiasse maggiore e il semiasse minore e la distanza del fuoco dall'origine dell'ellisse. Infatti vale questa relazione che è stata ottenuta tramite il teorema di Pitagora, cioè B al quadrato è uguale a A al quadrato meno C al quadrato. Ma questa quantità la possiamo anche scrivere sotto forma di centricità, quindi la quadro lo scriviamo tale quale, il C quadro lo possiamo ottenere da qui moltiplicando A per E elevando tutto al quadrato e diventa un A quadro che moltiplica 1 meno E al quadrato. Ma 1 meno e al quadrato è un prodotto notevole, per cui noi lo possiamo semplificare ulteriormente come un 1 meno e per 1 più e, ovviamente moltiplicato per a quadro. Avevamo anche visto nella lezione precedente che il raggio vettore di un'ellisse, quindi quel raggio che parte da un fuoco e va a intersecare l'ellisse in un determinato punto, quindi in questo caso nel punto B oppure nel punto C, è dato da questa relazione, cioè è dato da B al quadrato diviso A che moltiplica 1 più E coseno di teta. Però come abbiamo detto il B al quadrato lo possiamo scrivere come un A quadro per 1 meno E quadro. E a denominatore invece lasciamo le cose tali quali, cioè A che moltiplica 1 più E coseno di teta. Ma il valore di teta che cos'è? Nient'altro che l'angolo che viene contato a partire dalla posizione di un punto che sta sull'asse delle X positiva, contato in senso antiorario fino a intercettare il segmento che parte dal fuoco e arriva ad un punto prestabilito sulla ellisse. Quindi questo rappresenta F1C, rappresenta il raggio vettore dell'ellisse e secondo questo angolo teta che parte appunto dall'asse delle X in senso antiorario fino a incontrare il segmento CF1, ecco che questa è praticamente l'equazione che ci permette di calcolare il valore di R avendo tutti gli altri elementi, cioè il valore di A, di E e di teta. Ecco, questa formula ci permette subito di ottenere due distanze caratteristiche di un'ellisse, quelle che in termini astronomici vengono chiamate periastri e apoastri. Cioè, se noi prendiamo in considerazione il caso del nostro sistema solare, in particolar modo se noi prendiamo in considerazione il pianeta Terra che rivolve intorno al Sole su di un'orbita ellittica, vedremo che ci sarà un punto in cui la Terra si porterà più vicina al Sole e sarebbe raffigurata in questa situazione, cioè la distanza che esiste tra F1 e il punto che sta esattamente sull'asse dell'X. E questo viene chiamato perihelio, quindi punto più vicino al Sole.
mentre poi la Terra, girando intorno al Sole, arriverà ad un punto più lontano che viene chiamato afelio, quindi è il punto diametralmente opposto al perielio. Qui abbiamo la distanza minima e qui abbiamo la distanza massima dal Sole. Ebbene, come si può calcolare questa distanza conoscendo gli elementi che abbiamo visto poco fa? Cioè, noi sappiamo che la semiasse maggiore della Terra è di circa 150 milioni di chilometri. L'eccentricità è molto piccola, è prossima a zero, tant'è che su 150 milioni di chilometri la distanza della Terra dal Sole aumenta e diminuisce di soli 2 milioni e mezzo di chilometri. Quindi, mettendo il valore opportuno della eccentricità in questa formula, noi siamo in grado di ottenere subito la distanza sia del perielio, cioè del punto più vicino al Sole, e sia dell'afelio, cioè del punto più lontano dal Sole. Quindi, utilizzando questa formula, noi possiamo scrivere, ponendo in questo caso il valore di θ uguale a 0, il valore che assume la distanza della Terra dal Sole al perielio. E questo Rp da che cosa è dato? È dato da A che moltiplica 1 meno E. Quindi 1 meno questa piccola quantità, che è un valore molto prossimo allo zero e che ci dà una distanza del perielio che è inferiore di appena 2 milioni e mezzo di chilometri rispetto al valore del semiasse maggiore. E questo come si ottiene? È molto semplice, perché qui, se noi sviluppiamo ancora questo prodotto notevole e lo mettiamo in questa forma, qui otterremo una quadro che moltiplica 1 meno e per 1 più e, come vedete qui. Ma sotto che cosa abbiamo? Abbiamo a che moltiplica 1 più e cos teta, ma in questo caso il teta è uguale a 0, quindi il coseno di 0 gradi fa 1, 1 per e fa e, quindi diventa in definitiva un prodotto di A che moltiplica 1 più E. Ma se sopra avevamo il prodotto di 1 meno E per 1 più E e sotto abbiamo 1 più E, 1 più E e 1 più E sopra e sotto si eliminano e quindi rimane un A quadro per 1 meno E diviso A, che diventa semplicemente un A che moltiplica 1 meno E. Discorso analogo si fa nel caso del afelio, cioè del punto più lontano che assume la Terra rispetto al Sole, quindi sarebbe poi in definitiva questo punto che sta dalla parte diametralmente opposta, quindi sul lato negativo delle x. In questo caso la formula è sempre la stessa, solo che qui cambia il segno, nel senso che il coseno di 180 gradi assume il valore di meno 1, quindi questo valore finale diventa un A che moltiplica 1 meno E. Ma dato che al numeratore c'era 1 meno E per 1 più E, gli 1 meno E e gli 1 meno E sopra e sotto si eliminano e rimane poi un A che moltiplica 1 più E, perché qui avevamo un A quadro diviso A e semplificando diventa un A. Quindi, in buona sostanza, nel caso tipico del moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, la Terra ha, diciamo, una distanza minima dal Sole che corrisponde a circa 150 milioni di chilometri, che rappresenta la distanza media della Terra dal Sole, meno una piccola quantità che corrisponde appunto a 2 milioni e mezzo di chilometri. E mentre in questo caso noi abbiamo una distanza che è uguale al valore di A che moltiplica 1 più e quindi vuol dire che la Terra si trova ad una distanza di 2 milioni e mezzo di chilometri in più rispetto alla distanza media, che è appunto coincidente col valore di A del semiasse maggiore dell'orbita terrestre. Bene, detto questo, possiamo passare a come si possono interpretare le leggi di Keplero utilizzando i dati che abbiamo ottenuto sulla ellisse. Allora, noi sappiamo che Keplero nei secoli scorsi aveva enunciato tre leggi. La prima legge di Keplero
diceva semplicemente che tutti i pianeti orbitano intorno al Sole su orbite ellittiche e il Sole rappresenta l'astro centrale su cui tutti i pianeti del nostro sistema solare orbitano. In più il Sole, sempre per Keplero, doveva occupare uno dei due fuochi mentre il pianeta girava intorno al Sole su un'orbita ellittica. Questa orbita ellittica era definita come un'orbita piana, perché proprio per le leggi della meccanica celeste si può dimostrare che le orbite devono avvenire appunto su dei piani e avendo una forma ellittica, con delle eccentricità diverse a seconda di come è iniziata la genesi del nostro sistema solare. E qui diciamo che non c'è da fare delle ulteriori speculazioni su questa prima legge di Keplero, e anche se in realtà ci sarebbe il modo di dimostrarlo matematicamente, però per non appesantire la lezione vediamo di dare soltanto questa definizione fondamentale. La seconda legge di Keplero è invece leggermente più complessa, e Keplero era arrivato alla concezione che le aree spazzate dai pianeti intorno al Sole in tempi uguali sono uguali. A queste considerazioni lui era arrivato principalmente utilizzando le osservazioni effettuate nel passato da tutti gli astronomi che avevano osservato i pianeti del nostro sistema solare. Quindi si era visto che in certe situazioni i pianeti viaggiavano sulla volta celeste più velocemente che in altre situazioni, e Keplero è arrivato a dimostrare appunto questa cosa, cioè che se noi prendiamo ad esempio un pianeta che gira intorno all'astro principale, che è il Sole in questo caso, che è situato nella posizione F1, noi vedremo che quando il pianeta si trova vicino al periastro, ecco che questa velocità tende ad aumentare, mentre quando il pianeta si trova all'apoastro, quindi nel punto più lontano, questa velocità tangenziale tende a diminuire. Ebbene, la legge di Keplero dice che le aree che sono spazzate dal pianeta per andare da A a B, ma al tempo stesso da C a D, in tempi uguali sono uguali. Quindi vuol dire che l'area di questo settore circolare è uguale all'area di questo settore circolare. Ecco, io qui dico settore circolare perché se noi andiamo a prendere in considerazione delle aree estremamente piccole intorno al periastro e all'apoastro, noi possiamo confondere questo arco di ellisse come arco di cerchio, quindi questi li possiamo considerare come dei settori circolari. E di conseguenza la dimostrazione come si può fare. Allora, innanzitutto noi possiamo dire che per ottenere questa legge di Keplero dobbiamo considerare il calcolo infinitesimale, che non abbiamo ancora preso in considerazione, ma che avete già avuto dei cenni quando abbiamo utilizzato il calcolo integrale per calcolare i volumi di determinati solidi. Quindi se io prendo ad esempio un arco di ellisse che è relativamente piccolo, infinitesimo, ds, e lo si scrive appunto con questa lettera d che sta a indicare una parte differenziale, quindi una parte infinitesima di questo arco, e la dividiamo per il dθ, che sarebbe poi l'angolo che viene sotteso da questo arco di ellisse, che abbiamo detto può essere confuso con un arco di cerchio, ebbene ds su dθ è uguale ad r. Ma al tempo stesso noi possiamo considerare l'area di questi settori come se fossero dei triangoli, quindi noi possiamo dire che l'area dA di uno di questi due settori circolari la si può considerare come l'area di un triangolo, e l'area di un triangolo è data da base per altezza diviso 2.
o anche l'area di un settore circolare dato dall'arco di circonferenza per raggio diviso 2. Eccolo qua. Quindi il dA risulta uguale ad R, che rappresenta sia questo lato del settore circolare, ma anche il raggio del settore circolare, per dS diviso 2. Però se noi vogliamo esprimere il dS in funzione di dθ, noi possiamo dire che il dS è uguale ad R per dθ. Quindi questa formula dA, quindi la piccola area infinitesima che si viene a creare, è uguale a un R4 per dθ diviso 2. Ma se io vado a derivare questa, così viene chiamato poi in termini di analisi matematica, ma tutte queste considerazioni prendetele per il momento buone, ma vedremo poi quando tratteremo il calcolo differenziale, che dA su dt è come dire prendere una area piccola e dividerla per un tempo piccolissimo. Quindi vuol dire un'area nell'unità di tempo. Ma dA su dt, se andiamo a riportare i valori che abbiamo visto qui, diventa un R4 dθ diviso 2 diviso dt, perché un'area diviso un tempo è una velocità areolare, così viene chiamata appunto in termini matematici, cioè se fosse stato uno spazio diviso un tempo diventava una velocità. Essendo questa un'area, area diviso un tempo diventa una velocità areolare ed è uguale a R quadro dθ diviso 2 dt, cioè uguale ad H mezzi, dove H rappresenta il doppio della velocità areale. Però per poter capire che questa area che otteniamo al periastro è uguale all'area che otteniamo all'apoastro nello stesso tempo, quindi immaginiamo che qui impieghi soltanto un giorno per andare da A a B, la Terra anche qui in un giorno descriverà questo arco di ellisse decisamente più corto perché la velocità è più bassa, quindi qui viaggia più velocemente, quindi un giorno percorre un arco di ellisse più lungo, qui l'arco di ellisse è più corto perché la Terra viaggia a una velocità inferiore e quindi percorre un arco di cerchio inferiore. Ma allora, la velocità che noi verifichiamo sull'orbita della Terra intorno al Sole è una velocità che è, diciamo, tangenziale all'orbita stessa. Ma questa velocità tangenziale si può scomporre in due componenti, una componente che è diretta verso il centro del Sole, quindi nel fuoco F1, è una velocità che è perpendicolare all'orbita stessa. E quindi la velocità normale sarà uguale ad R per dθ su dt, perché R dθ abbiamo detto che è un dS, dS su dt rappresenta appunto una velocità, ed è la velocità normale che ha la Terra in un punto qualsiasi dell'orbita, e presa in maniera perpendicolare alla direzione Sole e Terra. Bene, a questo punto mi fermo qui perché mi sono reso conto di essermi dilungato abbastanza in questa lezione, per cui nella prossima lezione continueremo a parlare della seconda legge di Keplero e della terza legge di Keplero e poi vedremo se aggiungere qualche altra cosa. Quindi arrivederci alla prossima lezione.